Ciao, sono Martina, sono nata a Bologna e frequento l'Università di Bristol. Quest'anno ho scelto di studiare a Supaéro tramite uno scambio Erasmus di 10 mesi perché avevo sempre studiato il francese e volevo fare un'esperienza in Francia per praticare la lingua e anche conoscere una nuova città e un nuovo sistema universitario. La cosa che mi ha sorpreso di più quando sono arrivata in Francia è quanto sia grande il paese, soprattutto arrivando dal Regno Unito, che è un'isola, che è un paese abbastanza piccolo, le distanze si sono triplicate, però allo stesso tempo c'è un sacco di scelta su cosa visitare ogni weekend, quindi è un aspetto positivo. Una settimana tipo a Isère-sur-Payrou inizia il lunedì, ovviamente. Di solito le lezioni iniziano alle 8 o alle 9. Siamo impegnati fino al venerdì, ma il giovedì pomeriggio è libero. La cosa che mi piace di più, soprattutto in questo secondo semestre, è l'ampia scelta di corsi. Ci sono un sacco di corsi insegnati in collaborazione con partner industriali come Airbus, Dassault, eccetera. E quindi ci sono tante opportunità per imparare in modi diversi da quelli delle classiche lezioni frontali. A Tolosa inizialmente potrete visitare la città, anche se in realtà non è enorme, ma ci sono un sacco di altre attività nella zona, si può andare a sciare in inverno, i Pirenei sono a solo 1 ora e 3 quarti, 2 ore di macchina, il mare anche non è lontano, 2 o 3 ore da ogni lato, Atlantico-Mediterraneo. E se vi piacciono gli sport all'aria aperta, l'università offre un sacco di opportunità, si può fare paracadutismo, si può fare parapendio, si può andare in bici, si può fare canottaggio, veramente le scelte sono infinite. Assolutamente venite a Supaéro per fare un'esperienza diversa, per uscire un po' dalla vostra comfort zone. L'università è molto diversa da tutte le altre che ho conosciuto, molto diversa dal sistema italiano, molto diversa da quello britannico. È abbastanza piccolina, ci sono circa 2000 studenti, però il campus è super moderno, il gruppo è super attivo e quindi sicuramente vi divertirete, anzi avrete fin troppi impegni, perciò non tornerete a casa delusi.